Ciao e riscopri il tuo lato artistico e l'ansia se ne va. Oggi ti voglio parlare un po' della mia esperienza personale, sperando che ti possa aiutare nel lasciare l'ansia, nel lasciare andare tutta quella gabbia di paura emotiva che si è creata intorno a te. E quindi ti racconto brevemente la mia storia e che cosa è successo in me e come sono riuscito a lasciare andare l'ansia e oggi vivere la mia quotidianità in modo felice e consapevole. Allora, io, almeno a detta di mia mamma, sono sempre stato un artista, quindi già quando ero piccolo ero super appassionato di musica, avevo iniziato a suonare il pianoforte. Ok, mi ricordo il mio primo Natale quando mi è stata regalata una pianola elettrica, ma una cosa spettacolare, quindi sono andato anche a scuola di musica, poi dal pianoforte sono passato al clarinetto, al sax, e insomma la musica è sempre stata una passione dentro di me. Poi alle medie ho scoperto l'arte astratta, quindi ho cominciato a pasticciare sulle tele, a disegnare, dipingere, ad esprimermi anche così. Poi più in là ho incominciato anche, più in là no, perché già a 15-16 anni iniziavo già a scrivere le mie prime poesie. Quindi diciamo un lato, come dire, artistico. E anche il fatto che io in passato abbia scelto di fare il cuoco, ma solo in ristoranti di lusso, era perché la cucina la vedevo come una creazione artistica. I piatti erano un dipinto, no, per me. E quindi questo, diciamo, è stato un po' il mio percorso, e quindi mi sono ritrovato ragazzo, uomo, ventenne, a dipingere, a suonare, a scrivere, ok? E questo era tutto il mio lato artistico. E poi, come ho già raccontato in un post e in un altro video, e poi cosa è successo? È successo che il lavoro ha incominciato a mangiare dentro di me questo lato artistico. Quindi non avevo più tempo per suonare, non avevo più lo spazio per dipingere nel tempo, non avevo più idee perché ero tutto concentrato sul lavoro. Finché poi non ho avuto il mio primo attacco di ansia e il mio primo attacco di panico. E che cosa ti voglio dire? Con gli anni ho capito che privandomi di questo mio lato artistico ho lasciato spazio all'ansia. Ed è come se la mia anima mi avesse portato l'ansia per tornare a ricontattare la parte artistica, quella giocosa, quella più profonda di me. Addirittura io, quando ero ragazzo, mi ricordo che una volta mia mamma mi ha portato in uno studio di Canale 5, non so come ha fatto, è riuscito a contattare qualcuno e voleva farmi fare un provino perché diceva che facevo troppo ridere e che avrei sfondato come comico. Ma anche questa cosa qui, e farò un video a parte, ma anche questa cosa qui è passata perché sono stato preso dalla mente e dall'ansia e quindi non ho espresso più me stesso. Quindi semplicemente con questo video, se ti ritrovi anche tu che hai lasciato qualcosa che ti piaceva fare, beh, riprendilo a fare, perché l'anima ha bisogno di quello. Abbiamo dentro di noi come una ghianda che deve crescere, aprirsi, e questa ghianda è quella che ti porta ad essere l'artista della tua vita. Ok, quindi io dico dipingere, suonare, però può essere anche, non so, correre, eh? Ok, anche correre è un'arte, correre bene, insomma, trovi tu la tua arte e applica ogni giorno della tua vita. Io ancora oggi, quando sento che mi lascio prendere troppo dal lavoro o dai pensieri, respiro profondo, smetto, tiro fuori la cassetta dei pennelli dei colori, mi sporco le mani, mi metto in ginocchio e dipingo su tela e sento tanta pace in me, sento che questa è la cosa giusta per me e che mi può aiutare. Quindi ti auguro con questo video di trovare l'artista che è in te, di trovare quella parte d'anima che è artista e di farla uscire, perché questo è uno dei segreti per andare oltre l'ansia, uscire da quella gabbia emotiva, da quei pensieri opprimenti.
se esprimi la tua arte ogni giorno o comunque il più possibile, l'ansia non ha spazio e diventerà così piccola che alla fine scomparirà dalla tua vita. Fammi sapere cosa ne pensi sotto a questo video. Un abbraccio e ti ricordo che dall'ansia si può guarire. Se sono guarito io, puoi guarire anche tu. Un abbraccio.